Qualità e ricambi sono queste le richieste di Andrea Pirlo nella finestra del mercato di gennaio, che a differenza degli anni passati potrebbe vedere la Juve più protagonista per la stagione corrente e non solo per il futuro. Alcuni rinforzi servono e anche in fretta, non solo per dare le giuste alternative numeriche in alcune zone del campo, ma anche per consentire all'allenatore di sviluppare quel gioco che ha in mente sin dall'inizio della sua avventura. L'assenza di un regista centrocampo è un punto focale nella lista dei desideri di Pirlo, anche perché l'esperimento di affrontare la prima parte di stagione con soli quattro interni mediani non ha colmato il grande vuoto che la rosa mostrava sin dalla cessione di Pjanic. Di qualità più avanti potrebbe darne come Dybala, che però è in netto calo dal finale della passata stagione. Per lui in questa Juve c'è poco spazio e il diretto interessato finora ha fatto davvero poco e niente per stravolgere le gerarchie. Il tema rinnovo poi è scottante dopo il botta e risposta con Agnelli. Presto dovrebbe esserci il faccia a faccia definitivo tra il club e il suo entourage e non vanno escluse sorprese. Un po' come per il rinforzo che dovrebbe arrivare in attacco, dove le alternative a Milik, già gettonato ai tempi di Sarri, sono rappresentate da elementi con meno pretese di titolarità. Si tratta di Llorente e Pavoletti, quest'ultimo da tenere d'occhio maggiormente se la Juve, tramite il Cagliari, riuscirà ad imbastire nel frattempo all'estero qualche operazione per il futuro.